Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza alcun sovrapprezzo. Il 3 marzo Nintendo Switch ha compiuto 6 anni dalla sua commercializzazione e ora che siamo entrati nel 7° anno di vita sul mercato e lo spettro della next gen è sempre più ingombrante, secondo me è giunto il momento di fare il punto della situazione su una politica precisa del gaming targato Nintendo e di come il futuro dei titoli targati grande N sia in realtà molto incerto. Mi riferisco ovviamente al prezzo dei giochi su Switch, che raramente subiscono dei tagli sul prezzo di listino anche a distanza di anni dalla commercializzazione, e anche al valore che l'azienda ha dato su console ibrida a riproposizioni come remaster, remake, porting, versioni deluxe e via dicendo. In questa generazione infatti Nintendo ha puntato molto sulla potenza del suo catalogo storico, prima attingendo direttamente dalla sfortunatissima Wii U, per poi passare, senza una traiettoria precisa, a sistemi come la Wii, il GameCube e anche tutto il catalogo retro che ha formato l'offerta del Nintendo Switch Online. E il culmine di queste operazioni c'è stato un mese fa, quando dal nulla è stata annunciata, finalmente, la remastered di Metroid Prime. Ve ne ho parlato a lungo e sapete benissimo cosa ne penso di questa riproposizione, ma proprio perché ritengo si tratti di uno dei restauri migliori avvenuti negli ultimi anni, di sicuro il più convincente visto su Switch, è con Metroid Prime che le cose si complicano. Si tratta infatti della prima volta che Nintendo utilizza la dicitura remastered ed è anche uno dei pochissimi casi in cui uno dei suoi brand principali viene proposto a un prezzo praticamente budget. Per me questo è un nuovo standard qualitativo che soprattutto crea un precedente che costringe a rivalutare tutto quello che c'è stato in precedenza. Quindi in questo video ripercorreremo la storia delle riproposizioni su Switch, valutando di volta in volta se il prezzo proposto da Nintendo era accettabile o meno. Preparatevi perché stiamo per addentrarci in un labirinto senza uscita. E comunque, se video del genere vi piacciono, io ancora non capisco perché non siete iscritti a questo canale. Per me è una cosa assurda, quindi rimediate immediatamente, iscrivetevi ed entrate a far parte dell'armata poraccia per partecipare attivamente, ma in modo non violento, alla conquista di internet.poro e la fondazione del Poro Verde. In descrizione trovate tantissimi, ma una marea proprio di link utili, tutti da cliccare, anzi links utili. Voi fatelo e niente, io ho detto tutto, iniziamo! Il primo gigantesco problema per stabilire quale sia il prezzo corretto per questi rifacimenti è il fatto che Nintendo non abbia mai utilizzato una nomenclatura precisa. O meglio, dal 2017 in poi la grande N ha utilizzato tantissime diciture diverse per indicare poi sempre le stesse cose. Io ho diviso tutte queste operazioni in diverse macrocategorie. Ci sono innanzitutto i titoli riproposti con lo stesso identico nome rispetto all'originale e molto spesso si tratta di porting molto essenziali che propongono ben poche novità. Da questo gruppo ho escluso consapevolmente Breath of the Wild perché si tratta di una release simultanea tra Wii U e Switch. Ci sono poi quelli che possiamo considerare dei remake a tutti gli effetti, come i titoli Pokémon, Link's Awakening e il reboot camp di Advance Wars. Questi molto spesso non presentano alcuna indicazione nel titolo che ne specifichi la loro natura. Poi abbiamo una categoria contenente solo due titoli, ovvero quella delle Definitive Edition, che come vedremo sono anche diversissime tra di loro. Poi l'insieme più grande di tutti, ovvero quelle delle Deluxe Edition. E qui forse con questo termine strabusato abbiamo l'apice dell'inconsistenza di Nintendo quando si tratta di prezzare i suoi titoli. A chiudere poi abbiamo le eccezioni che includono però nomi illustri, come l'HD di Skyward Sword, il più di Bowser's Fury di Super Mario 3D World e perché no, anche la 3D All Stars. Da questi ragionamenti ho escluso i titoli non pubblicati da Nintendo e anche quelle esclusive come Wonderful 101, Project Zero o LEGO City Undercover che hanno cambiato publisher e sono state riproposte su tutte le console. Ah, e ci tengo a precisare che per rifarmi allo storico dei prezzi ho cercato di essere il più preciso possibile utilizzando un price tracker su Amazon. Purtroppo non mi ricordo esattamente a quanto venivano venduti al lancio giochi di 10 anni fa e questo dovrebbe essere un buon metodo per recuperare il loro costo originale senza sconti o promozioni. Come al solito vi aspetto nei commenti per essere smentito con eventuali correzioni e precisazioni. Bene, partiamo dai porting lisci senza variazioni nel nome. Bayonetta 2 è per me un titolo borderline, ma tutto sommato dal prezzo accettabile. Il porting veniva accolto come una versione pompata dell'originale Wii U, che ne migliorava il frame rate
rate un fattore fondamentale per la tipologia di gioco. Ci sono sì poi dei contenuti aggiuntivi come dei nuovi costumi per Bayonetta, però più o meno le novità finiscono lì. I meno attenti potrebbero dire, ma nel prezzo pieno a cui veniva venduto questo porting c'era incluso anche il primo capitolo tramite download digitale, ma in realtà si tratta di un passo indietro. Su Wii U la versione base costava circa una cinquantina di euro, mentre il bundle con il primo capitolo, oltre a presentare una confezione speciale, costava esattamente quanto il porting su Switch. Insomma, poteva andare peggio, ma anche meglio. Mi sorprende abbastanza che Captain Toad Treasure Tracker non sia stato indicato come versione deluxe, ma probabilmente la scelta è stata fatta per non segare le gambe alla controparte 3DS che usciva in contemporanea all'edizione Switch. Il prezzo semi-budget del titolo, in linea con l'originale Wii U, veniva accompagnato da qualche miglioria nel sistema di controllo, dall'aggiunta di una modalità multiplayer abbastanza scialba e anche con dei nuovi livelli a tema Super Mario Odyssey, per carità molto interessanti, ma che aggiungevano circa una mezz'ora di gameplay in totale. Non c'è veramente nulla di imprescindibile rispetto alla versione Wii U ed è un trend che in realtà riscontreremo in tante versioni deluxe. Ci sono sì numerose aggiunte, ma si tratta molto spesso di cambiamenti marginali e anche a livello contenutistico non c'è nulla che lasci veramente il segno. Rimane sì la versione migliore da giocare se non si è mai provato a questo spin-off con protagonista Toad, ma anche una bella scusa per Nintendo per rivendere lo stesso gioco una terza volta e monetizzare ulteriormente tramite Amiibo e DLC a pagamento. Adoro Donkey Kong Tropical Freeze e penso sul serio che sia uno dei migliori platform 2D mai creati, ma la riedizione su Switch non giustifica affatto il prezzo pieno. Infatti ho questa teoria: se la console fosse stata retrocompatibile, l'aggiunta del Funky Mode sarebbe stata relegata a una patch gratuita, ma non viviamo nel migliore dei mondi possibili e così su Switch si paga il prezzo pieno per avere la modalità facile. Ottimo per i più piccoli e per i più pigri, ma veramente troppo troppo poco per giustificare il prezzo niente affatto poraccio. Poi sì, ovviamente ci sono tutti i micro aggiustamenti del caso, ma non mi posso mettere a fare il listone per ogni singolo titolo e si tratta comunque di migliorie che si danno per scontate tra una generazione e l'altra di console. In chiusura di questa categoria abbiamo poi Miitopia e qui accidenti se Nintendo ha esagerato. Se vogliamo è una sorta di versione deluxe di un titolo che però non arrivava dalla Wii U ma dal 3DS. Su Switch Miitopia otteneva dei bonus carini come un editor dei personaggi molto più flessibile, il cavallo nel party, nuovi eventi e qualche miglioramento alla quality of life, ma rimaneva sostanzialmente un gioco 3DS che però veniva venduto a 50 euro. Capiamoci, secondo Nintendo Miitopia su Switch valeva sia più dell'originale, prezzata a 40 euro, ma anche più di un Metroid Prime Remastered. Non aggiungo altro. Andiamo avanti. Ora stiamo entrando nella categoria dei remake veri e propri, ma secondo me questa categoria lascia un po' il tempo che trova. Quindi preparatevi a delle opinioni un po' controverse. Io posso giustificare il prezzo pieno per i due Let's Go. Si tratta in fondo di remake della prima generazione Pokémon, anzi di Pokémon Giallo, che stravolgevano però il cuore dell'esperienza innestando il gameplay di Pokémon Go. Ora, questa è una scelta che può piacere o meno e porta chiaramente a delle semplificazioni pensate per il pubblico di giovanissimi, ma si tratta comunque di una reimmaginazione che non solo riscrive graficamente il titolo originale adattandolo più o meno agli standard contemporanei, ma che offre anche qualcosa di nuovo. Lo stesso non possiamo dire dei remake di Diamante e Perla, che sono operazioni estremamente conservative, probabilmente a basso budget, eppure rivendute a prezzo pieno. Rispetto alla tradizione dei remake generazionali del brand Pokémon, per Diamante e Perla si è scelta una strada diametralmente opposta, dove si è cercato di aggiungere il meno possibile a dei titoli molto amati dalla fanbase. Abbiamo quindi dei miglioramenti alla quality of life e l'aggiunta dei sotterranei, mi pare si chiamassero così, e anche una spruzzatina di endgame dedicata ai leggendari, ma è palese che Diamante e Perla siano fondamentalmente dei remake grafici, il cui stile cibi tra l'altro non è neanche stato apprezzato da tutti. A questo punto l'unica differenza tra Metroid Prime Remastered e i remake Pokémon è che nel primo caso si è utilizzato il codice sorgente per aggiornare l'engine grafico, mentre nel secondo lo sviluppo è ripartito da zero. Ma il risultato finale è lo stesso, un titolo che punta a rendere più appetibile allo sguardo
un gioco che nel suo cuore rimane invariato. Solo che ecco, Diamante e Perla sono stati venduti all'inizio a prezzo pieno. E per quanto io apprezzi infinitamente di più la serie di Zelda rispetto a quella di Pokémon, lo stesso ragionamento va fatto per Link's Awakening. Non entro in un discorso qualitativo dove l'opera di ammodernamento di grezzo è sicuramente più curata e interessante rispetto al lavoro svolto da ILCA, sia in termini di direzione artistica che pulizia generale, ma il senso è sempre lo stesso. Per me Metroid Prime Remastered è quasi un remake che nelle ambizioni non ha nulla da invidiare a un remake vero e proprio, che però punta a essere conservativo come una remaster. Non sono cieco e non voglio criticare giusto per il gusto di farlo, ed è ovvio il salto qualitativo che c'è stato tra Link's Awakening su Game Boy o Game Boy Color e il remake su Switch, ma secondo me non avrebbe guastato un prezzo di listino semi-budget, un po' come per Prime, per differenziare un'operazione come Link's Awakening da un Mario Odyssey, per esempio. Sul reboot di Advance Wars non ha senso esprimersi perché non possiamo stabilire preventivamente quanto WayForward ci abbia messo del suo in questa reimmaginazione dei titoli GBA. Certo, si tratta pur sempre di due titoli al prezzo di uno, quindi il prezzo pieno potrebbe essere più semplice da mandare giù. Chissà. Fra circa un mese potremo farci un'idea più concreta al riguardo. Ma visto che siamo in tema bundle e collection, questo è un argomento che so farà discutere tantissimo. Siamo veramente sicuri che la 3D All Stars valeva i 60 euro? Qui, per me, dipende molto dal metro di giudizio che decidete di adottare. Se prendete il valore dei giochi in sé, è ovvio che per 60 euro avevate accesso a tre capolavori della storia del videogioco e quindi non poteva che essere un acquisto straconsigliato. Però va presa in considerazione anche l'altra faccia della medaglia. Si trattava di tre titoli schiaffati su cartuccia senza pensarci troppo sopra, senza alcuna reale miglioria ed emulati anche abbastanza da schifo. E il fatto che Nintendo l'abbia fatta sparire dal commercio non è stata una decisione presa per celebrare la storia di Mario solo in un determinato periodo di tempo, ma più che altro una scelta fatta per evitare che rimanesse un precedente scomodo nella libreria Switch. Sparita la 3D All Stars, guarda caso sono arrivati i servizi di emulazione in abbonamento e anche i primi titoli Wii venduti a prezzo pieno e non all'interno delle collection. Ma su questo ci torneremo dopo. Ci tengo a dire però che ora, in assenza di una Virtual Console, la formula dell'NSO non mi dispiace affatto. Nintendo deve ancora lavorare molto sulla qualità dell'emulazione, ma nel 2023 abbiamo finalmente raggiunto un punto dove, se si è interessati alla storia del retro gaming, e Nintendo Switch Online, per il prezzo che ha e per quello che offre, è un ottimo affare. E ci sono circostanze in cui preferisco l'emulazione ad operazioni di remaster o remake che non sempre sono in grado di centrare il punto. Ora è il turno delle due Definitive Edition e qui va fatta molta chiarezza. Hyrule Warriors su Switch è la risultante dell'Hyrule Warriors originale a cui venivano aggiunti tutti i contenuti proposti nella riedizione uscita per 3DS qualche tempo dopo, il che è un bene perché per quanto ambiziosa, Legends era una rivisitazione che veniva limitata dall'hardware del 3DS, soprattutto se avviata sui modelli originali. Quindi sì, per carità, questa è una Definitive Edition nel vero senso della parola, ma è anche la terza volta che Nintendo rivendeva lo stesso gioco, ovviamente a prezzo pieno. Anche qui, se la retrocompatibilità fosse stata una feature di Switch, al massimo potevamo pensare a un upgrade next gen a pagamento. Ma allora perché non premiare i fedelissimi dell'era Wii U, quelli che poi hanno tenuto a galla Nintendo nel suo periodo più buio, magari ricompensando in qualche modo chi comprava per la seconda o terza volta questo titolo. Il programma Ambassador era servito proprio a ringraziare gli early adopter e secondo me si sarebbe potuto, anzi dovuto, continuare su questa scia anche durante quest'altro importantissimo cambio generazionale. Invece per Xenoblade Chronicles Definitive Edition qui le cose cambiano completamente. Perché dai, si tratta di un remake a tutti gli effetti. Così, giusto per aumentare ancora di più la confusione. Mi sono ricordato che all'epoca scrissi un articolo su EveryEye dove spiegavo nel dettaglio tutti i miglioramenti rispetto all'originale e mi sono dovuto rileggere per rinfrescarmi la memoria. Questa è una poroception. Comunque, l'impatto di questa Definitive Edition fu micidiale, tanto graficamente quanto a livello di gameplay, che migliorava così tante cose nella quality of life di un JRPG vastissimo che definirlo un semplice upgrade grafico o anche Definitive Edition è veramente riduttivo. Per me il prezzo pieno è stragiustificato, non dimentichiamoci poi l'inclusione dell'epilogo Future Connected e possiamo dire di trovarci nello stesso territorio di eccellenza della Metroid Prime Remastered, anche se tra i due titoli ci passa una generazione di console
e 20 euro al lancio. Ma passiamo ora al gruppo più nutrito, quello delle versioni Deluxe o DX. Ma cosa si cela dietro questo termine? Ve lo dico io, neanche Nintendo lo ha capito. Partiamo con Sua Maestà Mario Kart 8 Deluxe, una versione che viene definita come un Enhanced Port, un porting migliorato. Sì, si tratta sempre dello stesso gioco, ma è palese che Nintendo si sia impegnata parecchio per giustificare il nuovo prezzo pieno a pochi anni di distanza dal lancio su Wii U. C'era bisogno di un Mario Kart nel 2017 per spremere al massimo le potenzialità multiplayer al lancio di Switch, e l'idea di questa versione deluxe è forse la trovata più incredibile che Nintendo abbia avuto negli ultimi anni. C'è tutto quello che si era visto su Wii U e anche di più. Le nuove modalità battaglia sono un'aggiunta imprescindibile, i DLC diventavano gratuiti per far sembrare i nuovi contenuti ancora più numerosi, e la lista di migliorie grandi e piccole va avanti per un bel pezzo. Ecco, forse il prezzo pieno è un po' azzardato, una mossa che di sicuro ha messo alle strette chi già aveva Mario Kart 8 su Wii U. Se in qualche modo si fosse riuscita a integrare il booster pack già nel 2017, la musica sarebbe stata ben diversa. Ma tanto ve lo dico io come finirà. Nel 2024 ci sarà il lancio di Switch 2, accompagnata da Mario Kart 8 Deluxe Definitive Edition, che comprende il pacchetto percorsi aggiuntivi nella sua totalità, il tutto venduto ovviamente a prezzo pieno. Ora andiamo avanti a coppie. Abbiamo i due Pokémon DX, ovvero Pokken Tournament e Mystery Dungeon Rescue Team. Il primo è effettivamente una versione deluxe del titolo uscito su Wii U, che un po' come accadeva con Captain Toad, aggiungeva sulla carta tanti side content, che però lasciano tutti quanti un po' il tempo che trovano e non giustificano del tutto il prezzo pieno. La modalità split screen uccide il framerate del titolo. Sono interessanti le battaglie 3 contro 3 e ben vengano i nuovi Pokémon, alcuni dei quali però sono venduti come DLC separati. Squadra di Soccorso è invece un remake a tutti gli effetti e reimmagina gli originali usciti per DS e Game Boy Advance sotto una nuova luce, portandosi appresso però tanti dei problemi propri della formula Mystery Dungeon. Posso giustificare con un po' più di facilità il prezzo pieno per questa operazione piuttosto che per il DX di Pokken. Rimane comunque uno spin-off che nelle intenzioni e nella portata non dovrebbe essere messo sullo stesso piano dei titoli principali. È un po' lo stesso effetto che a pelle mi fa lo spin-off di Bayonetta in uscita questa settimana. Operazioni del genere hanno un buon riscontro a partire in primo luogo dal marketing, e sono sicuro che i 60 euro allontaneranno tanti acquirenti potenzialmente interessati. E non a caso parlo ora di Pikmin 3 Deluxe, perché Nintendo, scegliendo un periodo orrendo per la sua uscita e prezzando di listino a 60 euro, ha ucciso qualsiasi possibilità che Pikmin 3 avesse la sua vera rivincita dopo il primo giro su Wii U. Ed è un peccato perché, un po' come tutte le versioni deluxe, ha una base di partenza già interessante, questa aggiunge tutti i contenuti che ci si aspetta. Nuove missioni, tutti i DLC, una modalità multiplayer e via dicendo. Ma il fatto che Pikmin sia la serie preferita di Miyamoto, ormai lo abbiamo capito, non significa che debba essere venduta a prezzo pieno. Si tratta di un nome molto di nicchia che arriva su Switch con un capitolo neanche nuovo. Ma quale interesse può generare un prezzo pieno del genere? Se Pikmin 3 Deluxe fosse costato come Metroid Prime Remastered, a questo punto probabilmente staremmo aspettando Pikmin 5. E chiudiamo la sezione delle Deluxe con l'emblema della schizofrenia di Nintendo. Da una parte abbiamo New Super Mario Bros. U Deluxe e dall'altra Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Lasciate perdere che il primo sia un gioco di Mario. Ripeto, non guardiamo la qualità o in questo caso il nome che un titolo si porta dietro, ma pensiamo a cosa venga offerto in più rispetto all'originale. Per New Super Mario Bros. U è stato fatto il minimo indispensabile. L'edizione include tutti i contenuti dell'espansione dedicata a Luigi e due nuovi personaggi, Toadette e Nabbit. Se Tropical Freeze ci ha regalato la modalità facile con Funky Kong, Toadette ha la difficoltà per principianti e Nabbit quella per chi non ha voglia di giocare. Insomma, 60 euro che lasciano l'amaro in bocca, mentre Kirby ci ha sorpreso con uno dei remake più interessanti degli ultimi mesi. Qui ci muoviamo sempre a metà in quel territorio tra remake e remaster, ma sono così tante le novità introdotte in questa versione deluxe che quasi dispiace accomunarlo a New Super Mario Bros. U Deluxe. Se siete curiosi di scoprire in cosa migliora rispetto all'originale, su EveryEye trovate la mia recensione e anche un articolo di approfondimento. Tanta roba. Ah, e include in extremis anche Tokyo Mirage Session Encore. Non ho giocato né all'originale né a questa seconda versione, pur avendocela in collezione, ma da quello che ho letto si scrive Encore ma si legge Deluxe.
Deluxe e tutti i cambiamenti apportati su Switch sono i tipici visti già in qualche altro caso. Abbiamo la grafica migliorata e qualche contenuto aggiuntivo. Direi 60 euro e passa la paura. Ma siamo giunti al momento topico di questa ricognizione, il confronto tra Metroid Prime e altri due pezzi da 90 della storia di Nintendo e della lineup Switch. Skyward Sword HD e Super Mario 3D World più Bowser's Fury. Sono stato uno di quelli che ha difeso fino alla fine la remaster di Skyward Sword. Per me il prezzo pieno era giustificato. Dopo 10 anni, uno dei capitoli più controversi della serie di The Legend of Zelda veniva rimesso al lucido per essere riscoperto e ci ritrovavamo di fronte a un gioco che era un'esperienza completamente nuova. I controlli venivano completamente riscritti, venivano aggiunte tante migliorie alla quality of life e la grafica in HD rappresentava un bel salto di qualità rispetto all'originale su Wii. Poi però nel 2023 mi ritrovo Metroid Prime Remastered, che fa le stesse cose, se vogliamo le fa anche meglio, e costa 20 euro in meno. A questo punto i 60 euro di Skyward Sword diventano difficili da accettare. E dico che Metroid Prime fa le cose fatte meglio perché offre molte più possibilità di personalizzazione dei controlli e l'art style viene modificato pesantemente per far sì che il passaggio all'HD non comporti nuove problematiche, fattore che purtroppo si presentava con Skyward Sword, dove in alcuni frangenti la migliore chiarezza visiva ingigantiva i limiti del motore grafico originale. Questo poi senza addentrarsi nel confronto diretto con la Collector's Edition vista su Wii, un altro match dove la versione HD perde in partenza. È questo quello che intendo quando dico che Metroid Prime Remastered ha creato un precedente, e non da poco. E allora come porsi nei confronti di Super Mario 3D World più Bowser's Fury? Qui è difficilissimo e sono curioso di sapere la vostra. Da una parte, se prendiamo il gioco base, ci sono sì tanti miglioramenti, ma non si tratta di nulla di rivoluzionario, e anzi qualche cosina si perde pure rispetto alla versione Wii U. Però c'è quel più che è rappresentato da Bowser's Fury, forse uno dei concept più intriganti e innovativi sfornati da Nintendo negli ultimi anni. L'approccio open world al platforming 3D è ancora più radicale di quanto visto in Odyssey e segna un po' un punto di arrivo per i Mario in 3D che sperimentano con questo concept sin dai tempi di Super Mario 64. Eppure si tratta di un concept, di un assaggio gustosissimo, ma che si esaurisce nell'arco di 3 ore e che non è integrato in nessun modo col gioco principale. Sembra quasi una demo tecnica del futuro che verrà, ma siamo sicuri che valga il prezzo del biglietto? Non sarebbe stato male venderlo separatamente, oppure ancora una volta premiare chi già aveva acquistato l'originale con la possibilità di ottenerlo a prezzo scontato. Da come è composta l'interfaccia di gioco è chiaro come Bowser's Fury sia un'aggiunta posticcia, ripescata abbastanza in fretta per giustificare la riedizione in 3D World. Però sì, secondo me questa riedizione è una di quelle da avere assolutamente in collezione. E anche oggi, in un mondo post Metroid Prime Remastered, non guardo con eccessivo risentimento al prezzo pieno proposto al lancio di Super Mario 3D World. Il vero problema è quanto dicevamo in apertura. Nintendo non ha creato una distinzione chiara all'interno del suo catalogo e si muove completamente a caso, anzi come più gli conviene, quando si tratta di indicare ai consumatori cosa sta vendendo. Nulla le avrebbe vietato di indicare Bowser's Fury e Skyward Sword come edizioni deluxe, oppure avrebbe potuto creare una collana intitolata Remastered o Classic HD e proporre, proprio come è accaduto con Metroid, alcune pietre miliari del videogioco in HD, a metà tra il remake e la remaster, a un prezzo tra il budget e quello pieno. Ma questo ovviamente non gli conviene e Nintendo ha il coltello dalla parte del manico. Neanche a farlo apposta, ieri il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha rilasciato un'intervista dove giustifica il rincaro del prezzo di listino, solo in America, di Tears of the Kingdom rispetto a quello di Breath of the Wild. Cito testualmente: "Valutiamo quello che il gioco ha da offrire e credo che i fan troveranno un'esperienza incredibilmente ricca e profondamente immersiva. Il prezzo di listino riflette il tipo di esperienza che i fan possono aspettarsi quando si tratta di giocare a questo particolare gioco. Non è un prezzo che necessariamente applicheremo a tutti i nostri titoli, è in realtà una pratica abbastanza comune, sia qui, sia in Europa o anche in altre parti del mondo, dove il prezzo può variare in base al gioco stesso. Insomma, paghiamo quello che Nintendo ritiene interessante e in caso meritevole di sovrapprezzo." Ma è assurdo che questo ragionamento non sia stato applicato a Metroid, che ancora una volta si conferma essere la serie più sottovalutata in assoluto dalla stessa Nintendo. Possiamo sperare che la dicitura remaster applicata a un gioco Nintendo continui a rappresentare gli stessi standard qualitativi visti con Metroid Prime, ma non so voi, io ho un brutto presentimento e credo proprio
che offerte del genere non diventeranno mai lo standard, ma rimarranno piuttosto un'eccezione. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati in fondo anche a questo lunghissimo video e vi aspetto qua sotto nei commenti per saperne cosa ne pensate dei prezzi Nintendo e soprattutto della sua politica sulle riproposizioni. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto, dico soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Prezzo, Michele Pieno, è tutto storto, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! C'ho bisogno di una vacanza. Fia.